La nuova 500 è un mondo, elettrico prima di tutto, fatto di tre carrozzerie differenti, berlina cabrio e con la porticina, e di taglie di autonomia da 180 a 320 km, allestimenti e possibilità d'uso. Alle tipicità e alle specifiche di questo nuovo modello abbiamo dedicato molto spazio sul sito e sul giornale, ma ora siamo sulla versione definitiva della nuova 500 in allestimento Aygo. L'avevamo scoperta e assaggiata nella sua variante di sviluppo qualche tempo fa, adesso è arrivata quella vera e vediamo come si comporta su strada. Questo allestimento è il più ricco e monta accessori che solitamente siamo abituati a trovare su auto di categoria superiore. Costa 25.200 euro. Per completezza di informazione esistono altri due allestimenti fra cui scegliere: il Passion, un po' meno ricco ma già molto ben accessoriato, 23.700 euro, e ancora l'entry level da 19.900 euro, dedicata ai più giovani e allo sharing. A questi prezzi, tutti al netto degli incentivi sulle auto elettriche, vanno poi sommati gli ulteriori incentivi previsti per chi rottama la sua vecchia auto. Ma la 500, anche sotto il punto di vista di proprietà e possibilità di acquisto, prova a cambiare le regole proponendo molteplici possibilità d'utilizzo che abbiamo analizzato per voi sul nostro sito. La 500 è sempre stata caratterizzata dalla semplicità d'uso, la stessa che propone questa variante a pile, che qui proviamo a sintetizzare in 10 punti. Intanto, come va? In silenzio, questo si sente, è una caratteristica tipica delle auto elettriche, e questa caratteristica non fa nient'altro che sottolineare in realtà la bontà anche del progetto dal punto di vista dell'abitacolo, per esempio, dove non si sente uno scricchio lì, e delle sospensioni, anche loro sulle buche, che tra l'altro vengono assorbite molto bene, non fanno alcun rumore. Tra le caratteristiche vincenti della guida di un'auto elettrica c'è la brillantezza data principalmente dalla disponibilità immediata della coppia. Qui ci sono 220 Nm di coppia disponibili da subito, ed è anche per questo che ad esempio l'accelerazione sullo 0-100 avviene in 9 secondi. Ancor meglio fa sullo 0,50, che poi è un po' la vera unità di misura, il vero parametro dello scatto cittadino, che avviene in soli 3 secondi e 1. Aspetto che la rende particolarmente spigliata nel traffico. La versione base è proposta con motore da 70 kW contro gli 87-118 cavalli di questa Aygo. Le modalità di guida sono tre, disponibili nei due allestimenti più ricchi: la normale, che simula l'uso di una comune auto col cambio automatico, la Range, perfetta per la città perché permette di utilizzare un solo pedale per accelerare e frenare, visto che rilasciando l'acceleratore la frenata rigenerativa diventa importante, e la Sherpa, che vi accompagna letteralmente a fare il rifornimento, trovando per voi il punto di ricarica più vicino, il tutto mentre disattiva le funzionalità troppo energivore. Finalmente gli ADAS piombano in modo serio, consistente, su un'auto stracittadina. Sono fondamentali per la sicurezza, infatti, perché riconoscono ad esempio quelli installati su quest'auto, pedoni, ciclisti, frenando per voi, e soprattutto rivelano il vostro livello di affaticamento. In più qui c'è una guida di livello 2 da sfruttare ad esempio quando si esce dalla città. In pratica, inserendo il cruise control attivo, l'auto resta in centro corsia procedendo e decelerando in modo autonomo, molto sicuro, anche perché i sensori ultrasonici leggono il perimetro dell'auto a 360 gradi, avvisandovi dell'avvicinarsi di ostacoli o problemi di ogni natura. Il sistema multimediale è effettivamente semplice e permette una consultazione rapida dei menu. Basato sul sistema operativo Android, permette di controllare i parametri dell'auto da remoto, come lo stato di carica, la climatizzazione o l'apertura dell'auto, e di aggiornare il sistema stesso. Stiamo parlando di un sistema multimediale molto completo, ad esempio può diventare un hotspot Wi-Fi cui collegare fino a 8 dispositivi addirittura, e che ha tutte le periferiche che lavorano in modo estremamente pratico. Ad esempio c'è la piastra di ricarica per i telefoni, quindi si ricaricano in modalità wireless senza fili, così come senza fili il sistema si può collegare ai vostri telefoni attraverso i classici protocolli Apple CarPlay e Android Auto.
Parlando di ricarica, la 500 accetta ogni tipo di corrente, quindi continua, alternata, trifase. In particolare è dotata di un fast charge da 85 kW. Cosa significa? Che collegandosi a una torretta di ricarica veloce si può ricaricare dell'80% la batteria, ad esempio, in 35 minuti. Oppure ricaricarla per 50 km, quindi un'autonomia sufficiente a tornare a casa nella stragrande maggioranza dei casi, in appena 5 minuti. Come sapete, i possessori di auto elettrica dovrebbero avere un garage attrezzato di wallbox o comunque di una presa di ricarica per massimizzare le potenzialità d'uso di una EV. Ma la tecnologia di cui è dotata questa 500 rende credibile il suo utilizzo anche per chi non lo dovesse avere. Stiamo parlando di un'auto innegabilmente comoda per chi siede davanti. L'abitacolo tra l'altro è cresciuto in larghezza di 50 mm, questo a tutto vantaggio dello spazio tra i gomiti di pilota e passeggero. Inoltre il posizionamento sotto il pianale delle batterie ha permesso di alzare un attimino il livello del pavimento, con il risultato che a parità di punto H del sedile tra questa nuova generazione e quella precedente, la posizione è molto più distesa, quasi da berlina. Guidandola, avendola per le mani, si notano immediatamente due cose. La prima, che l'assetto permette una guida brillante come tradizione con le 500, ma pure confortevole. Le buche, gli avvallamenti vengono assorbiti molto bene dalle sospensioni. La seconda è che la manovrabilità è perfetta per la città, ottima. Quindi lo sterzo ha un diametro di sterzata realmente ridotto, utile nei parcheggi e nelle inversioni. Nella versione base la 500 viene proposta con un pacco batterie ridotto da circa 180 km di autonomia, anche la potenza è un po' più bassa, le più ricche invece promettono 320 km di autonomia. Un valore utile ad esempio a raggiungere la classica seconda casa. Tra l'altro Fiat sostiene che in ambito urbano l'autonomia possa crescere fino a 460 km. Questo perché? Perché chiaramente utilizzandola con tutte le attenzioni del caso e sfruttando al meglio la frenata rigenerativa, l'autonomia può crescere. La considerazione che viene da fare è che effettivamente l'auto si presta molto ad accelerare, ad essere briosa, quindi insomma questo vi porterà inevitabilmente a consumare qualcosina di più. Agli scettici dell'autonomia la Fiat risponde mettendo a disposizione per esempio il My Dream Garage, in pratica una quantità di auto a vostra disposizione, ovviamente del gruppo, per cui potrete scegliere pagando un chip di adesione mensile da 99 euro che vi darà accesso a questa possibilità. Come dire, se ho bisogno di spazio o di percorrere migliaia di chilometri per un viaggio speciale non avrete problemi, ma questa è solo una delle possibilità di estendere l'uso della 500. Esistono svariate soluzioni di acquisto per permettere a tutti di entrare nel mondo elettrico della 500. La 500 elettrica si propone quindi come una nuova prima auto, non solo per la qualità delle sue finiture o per la credibilità della sua autonomia, ma anche per tutto quell'ecosistema che Fiat ha saputo cucire intorno alla più preziosa delle sue bandiere.